amici di Canale 7, oggi è il penultimo giorno del mese, mercoledì 30 ottobre 2013. Prima di cominciare a parlare voglio ricordarvi che eh, questa sera alle 19.30 c'è Consiglio Comunale qui a Fondi. Perché vi dico questo? Perché è importante che il popolo segua i suoi eletti. Innanzitutto poi penso che faccia piacere eh, all'amministrazione vedere la sala piena eh, del popolo che si interessa, perché a volte la gente esprime dei giudizi hm, senza sapere le cose e questo è sbagliato perché eh, quando il popolo non è informato può partire da presupposti sbagliati. Ecco quindi l'importanza di sapere che cosa sta facendo la nostra amministrazione. Bene, allora riprendiamo da ieri che il discorso che ho cominciato ieri è un discorso alquanto complesso. Avevo appena finito di dire che c'è una degenerazione, c'è stata nel corso degli ultimi decenni una degenerazione della classe politica che ha allontanato i cittadini dalla politica, che la, la politica assorbe troppo, assorbe troppe risorse e, e, e tra gli onorevoli si sono infiltrati tante persone che di onorevole proprio non hanno niente. Quindi ieri ho appena detto queste cose che eh, con grande sorpresa chi ha seguito le iene ieri c'è stato un servizio molto interessante. Questa è una parentesi, eh, ma è un'ulteriore conferma eh, di quello che ho detto, eh, casomai ce ne fosse stato bisogno, ma è comunque la scoperta dell'acqua calda perché ormai. Di questo circa 60% che rischia di, essere, di, di crescere ancora di gente che, di elettori che non vanno a votare, eh, significa che la gente è stanca dei comportamenti di tanti politici. Che cosa hanno detto ieri? Che il bingo è stato importato dalla Spagna va bene? Anche se il bingo si gioca da tantissimo tempo in tante nazioni, soprattutto in America, comunque un eh, portaborse, chiamiamolo così, di un ministro, fece un viaggio in Spagna, scoprì questo gioco e lo ha importato qui in Italia, coinvolgendo alcuni politici eh, eh, che eh, tramite le loro conoscenze hanno coinvolto persone che… Detengono il denaro e sembra che sia stata coinvolta anche la mafia, l'andrangheta. Insomma, chi più ne ha più ne metta, e hanno distribuito questo gioco per l'Italia che serve a finanziare i loro movimenti, se non altro eh, a acquistare anche immobili, come abbiamo visto, un albergo di 30 milioni e così via. Quindi era molto in difficoltà quell'ex portaborse che hanno intervistato e Che eh, non sapeva più come scappare a quella iena che lo incalzava fino, a, fino nel bagno, abbiamo visto. No? Ecco. Ma queste cose non ci sconcertano più, siamo abituati a queste cose qui. Ecco perché ieri io mi sono lasciato, <ride> mi sono lasciato andare un pochettino perché veramente non se ne può più perché io mi In interesso di politica ormai da tanto di quel tempo e vedo tante di quelle nefandezze, tante di quelle schifezze che ogni tanto qualche parolina scappa, però questa, questa mattina uscendo da casa eh, ho incontrato un signore che mi ha apostrofato esattamente così e io non so parlare, dal mio accento si sente che sono della cinese, non so parlare Fondano, diciamo in dialetto Fondano, però più o meno mi ha detto questo: Ehi, tu si chi la televisione, ho eh? fatto sì, 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 sì. Eh, ieri trasmissione sì, me la trasmissione lì, ma la sono visto due volte, solo per vedere come andava a quel paese quella gente, eh? Bravo, bravo, bravo. Va bene. Sono eh, cose che succedono una tantum, non è che in ogni trasmissione mi metto a mandare a quel paese i politici. che non è che non se lo meritano, eh? Eh, molti se lo meritano appena si svegliano la mattina di ricevere un bel saluto e la sera prima di andare a dormire. Ma ripeto, questo è il paese che ci siamo dati. Allora, la degenerazione della classe politica, nel senso che eh, ha aumentato le spese della politica che costa enormemente. Ma soprattutto questa degenerazione ha accresciuto notevolmente l'esercito dei dipendenti pubblici per ritorno di voti. Potrei fare degli esempi anche locali, ma non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Per locali, qui bisogna spiegarsi bene: per locali io non mi riferisco a locali a fondi, mi riferisco all'intero nostro convinzio. Sono cose che non sconcertano più nessuno, cose alle quali siamo abituati, siamo asseofatti, che comunque hanno portato l'Italia al punto in cui si trova. Ora, al fatto degli sperperi che la politica ha fatto, per esempio eh, si devono liberare i carcerati perché nei eh, carceri sono insufficienti. Quando ci sono 47, dico 47 istituti di pena che sono costati miliardi di, do, eh, di euro, eh, miliardi, vuoti, perfetti, precisi, puliti, lindi, vuoti, la giustificazione è? che Non ci sono gli agenti carcerari. C'è un esercito di 6 milioni di dipendenti pubblici, non ci sono gli agenti carcerari. Cioè, ma Vi sembra una cosa logica questa, ma perché succede questo? E ve lo spiego con un esempio, un esempio facile facile. Vediamo il corpo dei vigili urbani di ogni comune, ma in particolar modo quello di Terracina. È un corpo molto ridotto, mi sembra che sono 27 persone, ma sulla strada ne vedi eh, 3 o 4. Eh, se ci sono la mattina, giusto quando c'è l'entrata delle scuole, e poi gli altri dove stanno? Tutti negli uffici. Chi con una scusa, chi con un'altra, fanno questo concorso? Vingono il concorso, poi bisognerebbe anche andare a indagare, andare a indagare eh, come hanno vinto questo concorso e non solo nel corpo dei vigili urbani, eh. io eh, vi parlo di Terracina che è una situazione che conosco benissimo, che ha circa 400 dipendenti comunali il comune di Terracina tra comune e azienda speciale che comunque è, eh, è tutta del comune, quindi è comune. Beh, 400 dipendenti, se andiamo a vedere i cognomi, sono sì o no 30 cognomi. Ma come può essere questo fatto qui? Ecco quindi le anomalie, eh? i più furbi, gli amici, i parenti e così via. Va bene, sorvoliamo anche su questo. Uno fa il concorso da vigile, uno che fa il concorso da vigile che cosa si aspetta? Una volta indossata la divisa, un vigile che cosa si aspetta? di governare il comune, di diventare capo di un ufficio di qualsiasi cosa. No, si aspetta che deve stare nella strada a dirigere il traffico, a controllare il territorio. Visto che oggi non ci sono nemmeno più le, le, le guardie rurali, eh? eh? che una volta c'erano e avevano una funzione, una funzione molto utile, eh, dovrebbero esserci le guardie rurali e non le comunità montane, perché anche la montagna è il territorio del comune e va gestita dal comune, comunque va bene, sorvoliamo anche su questo, quindi enti inutili, no? ma quanti enti inutili ci stanno in Italia per sistemare i portatori di, voto, di voti? Questo è il punto della situazione. Quindi uno viene assunto come vigile, eh, ma poi non può stare a mezzo alla strada, eh, forse perché non è dignitoso, non lo so. Eh, e quindi c'è sempre penuria di vigili, così come c'è penuria di guardie carcerarie, cioè tra 6 milioni di, di eh, dipendenti pubblici eh, non si riescono a trovare magari 200-300 mila da mettere a fare le guardie carcerarie. Ma come spiegare questi fatti? Mettiamo che... Eh, comune di Terracina, perché lo conosco bene. Mancano i vigili. Mancano personale in con 400 dipendenti. In certi uffici il personale, il personale manca perché in un altro ufficio ce ne stanno 10 in esubero. Ma una ripartizione... Equa, non si può fare, eh no, perché quello è stato assunto con quelle funzioni, quindi ci vuole poi una rivoluzione morale. Oggi un sindaco che veramente vuole fare il sindaco ha davanti a sé degli ostacoli enormi. Per esempio, se io diventassi sindaco di Seracina, il comune tenderei a farlo dimagrire, non a ingrassare ancora di più. Andrei a visitare in ogni angolo, in ogni ripostiglio, in ogni sgabuzzino eh? dove sono gli sprechi. E, 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 e la prima cosa che bisogna fare è rivoluzionare la macchina comunale. Allora, il pesce si dice puzza dalla testa. Oggi tanti comuni non funzionano, tante città sono nel degrado, non si riescono più a riparare le buche per strada, tutte le strade di tutti i comuni della provincia di Latina, e mi limito alla provincia di Latina, stanno in uno stato pietoso. Perché? Perché non ci sono i soldi per, eh, per sistemare. E così tante altre cose ci sono dei beni che stanno andando in rovina, sempre parlando di terracina c'è l'ospedale vecchio che, è, oltre che un, un valore patrimoniale, ha un valore storico, è, è nato nel 1200 quell'ospedale lì, no? eh, come, come eh, lo fecero i frati benedettini. Va bene. Quindi eh, 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 sono denari che si perdono, ecco gli sperperi. O il, il mercato delle arene abbandonate che, che è costato milioni di euro, eh? miliardi di allora di lire, eh? che sta lì nel degrado più assoluto e così via. Questa è perdita di valore, perdita di patrimonio. A, a strade cominciate che si fermano a 100 metri. Ieri ho visto un altro servizio. Eh, dalle parti di Verona dove c'era un una strada, stava fatta una strada, uno svincolo per arrivare prima all'ospedale affinché diciamo, le autoambulanze abbiano un percorso preferenziale, beh che cosa è successo? Che dopo aver speso eh, milioni e milioni e milioni di Euro a 100 metri dall'ospedale la strada si ferma e sta lì nel degrado da anni. Come si spiegano tutti questi spermi? Ecco quindi stavo dicendo che il pesce puzza dalla testa. Allora in ogni comune, in ogni città, la prima cosa che bisogna fare è rivoluzionare la macchina comunale in senso meritocratico. Che significa in senso meritocratico? Che mettere nei posti giusti le persone che hanno una valenza. Perché succede che. Tanta gente va a lavorare, tanti dipendenti comunali vanno a lavorare demotivati, perché? Perché non avendo magari, sono tra i pochissimi che sono entrati regolarmente e che stanno lì da anni sempre allo stesso posto e sono gli unici che lavorano, eh? persone serie che si vedono superare da chi è politicamente protetto e allora giustamente dice chi me lo fa fare, si riduce al minimo sindacale, a quello che, a quello che, che, che è giusto per… per eh, per, per giustificare eh, lo stipendio, perché tanto non avanzerà mai di grado. Non solo, ma la, la, la cosa incredibile: superare da chi non vale niente e non fa niente, se andiamo a vedere, ne potrei fare centinaia di esempi nell'intera provincia. Ma paradossalmente chi lavora può sbagliare, chi non fa niente non sbaglia e magari viene anche riguardito. Ecco, che significa allora rivoluzionare in senso meritocratico? Mettere le persone che hanno una valenza al posto giusto, perché queste persone per avanzare sempre di grado, quindi per migliorare la loro qualità di vita, a loro volta sceglieranno collaboratori efficienti. Non raccomandati e così via, e questo migliora l'efficienza della macchina comunale. Ma soprattutto rivoluzionare la macchina comunale significa mettere la penna in mano a chi sa tenere la penna e togliere questa penna da tanti personaggi inutili eh, che riempiono le, le, i nostri enti e mettergli in mano una scopa. Ecco quindi un esempio per far capire che volendo si possono trovare gli agenti. Tanti agenti che stanno lì da anni fermi eh, a, a scrivere due righe su un foglio e, poi, e, e tanto fanno in una giornata e pensano di essersela guadagnata, rimettiti a fare il lavoro per cui sono stati fatti, e sono stati eh, assunti, quindi gestire il personale che c'è, visto che non si può licenziare, gestire nella maniera migliore possibile. Per fare questo ci sono degli studi apposta, c'è cioè Nomisma per esempio che nonostante sia stata centriprodi là, eh, nonostante centriprodi, che questa è diciamo, una nota di demerito, non una nota di merito, però è uno dei migliori studi d'Europa addirittura, che ti fa diciamo un esame approfondito della situazione e ti sistema tutto al posto giusto. Eh, spendono tanti soldi i comuni, magari non spendono 50-100 mila euro per avere una situazione ottimale. Quindi bisogna sistemare dalla testa, eh, perché se il comune funziona poi funziona tutta la città. È un po' come una macchina scassata che va riparata. È inutile aggiustare la carrozzeria che se prima non si aggiusta il motore. Una volta aggiustato il motore si può pensare alla carrozzeria e il comune è il motore di una città. Va bene? Gli assessori, gli assessorari dovrebbero essere fucine di idee, invece, non producono quasi mai nulla. Questa è la realtà. Comunque, sto deviando dal discorso, quindi, oltre a questa classe politica ormai che non si sa più come definire, che diventano affaristi, che entrano in collusioni con le, le, le mafie, la criminalità, se quello che hanno detto le Iene è vero ieri e non ho, ho pochi motivi per dubitarne, eh? e penso che non lo dubitiate nemmeno, nemmeno voi, a tutto questo sistema deleterio si è aggiunta l'Europa. L'Europa che assorbe risorse e che ci impoverisce ancora di più. Perché tanta gente forse dice, ma sto Bersani è matto che dice che bisogna uscire dall'Europa. Beh, se sono matto io, è matto anche Luttowat, che sono matti tanti altri economisti di fama mondiale che suggeriscono all'Italia di scappare dall'Euro. Ecco, faccio un esempio. In Svezia, in Svezia si fece un referendum per l'entrata nell'Euro. Un ministro socialista lo ricordo bene, premeva per entrare nell'euro e diceva Guardate che se non entriamo nell'euro il PIL calerà, la disoccupazione aumenterà, fra dieci anni staremo alla fame, staremo allo sbando. Nonostante questa, la classe politica premeva per entrare nell'euro. I cittadini dissero no all'euro, fece il referendum. Siccome in Svezia sono più seri di noi, lì rispettano la volontà dei cittadini, in Italia invece i referendum che non piacciono a loro vengono, vengono addirittura poi cancellati come se non fossero stati fatti. Va bene? Ricordiamo la legge del finanziamento sui partiti, gli italiani dissero no, invece ecco qui, me l'hanno fatta sotto un'altra forma. Come l'Iu, hanno tolto l'IME e ci hanno messo un, un, una tassa sotto un altro nome eh, ancora più, più esosa. Eh, eh, come eh, invece di, 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 di far dimagrire questa classe politica, la fanno ingrassare sempre di più perché ultimamente con una leggina nascosta in un comma, eh, eccetera, eccetera, adesso pensate un po': chi ha fatto il portaborsa di un semplice consigliere comunale. Ha diritto a un'assunzione a tempo indeterminato. Sempre nei meanti dello Stato. E noi paghiamo. Quindi l'Europa. La Svezia, nonostante il eh, parere dei politici, disse no all'euro. A distanza di eh, tanti anni ormai, beh, io dico: Siete stati in Svezia? Vedete che fame che c'è in Svezia? Eh? Vedete che disordine che c'è. Lì uno studente. A parte che viene aiutato con notevoli contributi durante tutto l'arco dello studio, ma appena diplomato o laureato addirittura riceve un mensile non indifferente, mi sembra circa 1000 euro, eh? fin quando non trova lavoro. Fin quando non trova lavoro, ecco, queste, queste sono un'azione seria. È vero lì che la tassazione è alta, come da noi però lì ci sono i servizi che funzionano, gli ospedali c'è sempre posto, i parcheggi stanno dappertutto, e i riscaldamenti vengono sovvenzionati, anche grazie alla mondezza che ci mangiamo noi, che ci mandiamo noi eh? gliela paghiamo e loro con quella mondezza fanno un'energia termica oltre a differenziato, cioè, sono paesi ormai evoluti, La Svezia in particolare, lì stanno benissimo, nonostante l'alta tassazione che può essere più o meno paragonata a quella dell'Italia, però viva Dio, lì i servizi funzionano, perché il cittadino nel momento in cui vede che i servizi funzionano le paga le tasse, stanno, staranno sempre i soldi furbi che quelli stanno, stanno dappertutto. Allora, l'Europa, perché il mio no all'Europa? Ma Il mio no all'Europa deriva da una constatazione di un dato di fatto. Guardate, voi chiedetelo a una massaia, chiedetelo a una madre di famiglia. Nel 2001, eh, siamo entrati nell'euro nel 2001. Comunque, quando c'era la lira, con 100.000 lire, una madre riempiva il carrello della spesa, andava a fare la spesa e riempiva completamente il carrello. Poi siamo entrati nell'euro e quindi 100.000 lire sono diventati 50 euro perché un euro vale 2.000 lire se si fossero conservati. Ecco, e qui entra in ballo anche l'astuzia degli italiani: eh? dei dettaglianti italiani. Comunque, con 50 euro riempiva metà carrello. Questo nel 2001, appena entrati nel, nell'euro, quindi già il. Uh, si è diminuito il potere d'acquisto del 50% perché gli italiani furbi eh, se eh, una cosa costava per esempio 10.000 lire l'avrebbero dovuta vendere a 5.000 euro, invece no, gli italiani furbi fanno sempre il cambio alla pare, no? 10.000 lire 10 euro. A questo punto eh, il potere d'acquisto si dimezza del 50% e c'è poco da fare. Comunque nel 2001 con 50 euro ci, riempia, ci riempivamo metà, metà carrello, oggi a distanza di 13 anni noi non ci facciamo proprio niente con 50 euro, si volatilizzano così, quindi il mio no all'euro è dettato da tutte queste situazioni qui, dalle imposizioni che l'Europa eh, impone alle nazioni, eh, certi dettami, questo 3% del PIL, eh, che è un parametro capestro, e eh, che nessuna nazione riesce a rispettare, eh, è una cosa che va che, che eh, per noi è un laccio, è un nodo scorsoio. No? Quindi facciamo ogni anno fatica a stare sotto questo 3%, con continue finanziarie al rialzo eh, della tassazione. Però c'è un fatto che vi deve far riflettere. Oggi chi si intende di economia sa benissimo come fare per rilanciare l'economia, ma lo sapeva anche Monti, lo sa anche Letta, che, senso? che la tassazione elevata deprime i consumi. Guardate l'IVA, l'IVA al 22% ha già fatto abbassare eh, il consumo eh, da, da quando è entrata in vigore, mi sembra di 1,5, così dicevano i dati Istat. La domanda è, questi sanno benissimo che per rilanciare l'economia, una volta che si è messa una certa tassazione, bisogna fare delle manovre per facilitare gli operatori economici delle manovre per fare in modo che le banche eh, diano più credito alle imprese invece tutto questo non viene fatto chiedetevelo perché perché c'è un disegno perverso del Bildenberg non dimenticate mai quello che vi sto dicendo noi stiamo sotto tutela di un, di un potentato economico che ha un disegno perverso di guidare Economicamente le sorti di nazioni a esclusivo loro vantaggio, dicendo chi è politicamente, stabilendo chi è politicamente utile per loro e chi no. Ecco allora che ci vuole un atto di coraggio, come ha fatto l'Ungheria, che, che non è mai entrata nell'euro, come l'Islanda, che non è mai entrata nell'euro che dicono che loro non staranno mai alle imposizioni di, di, di questa Europa così falsa. Eh? L'unica che ha tratto vantaggio dall'Europa è la Germania. La Germania conviene per un semplice motivo, perché il loro cambio è stato alla pari, ingiustamente alla pari, perché quando siamo entrati nell'euro la Germania aveva tre volte il debito pubblico dell'Italia perché stava spendendo soldi per unificare le due Germanie. Con l'entrata nell'euro non si capisce perché loro hanno fatto il cambio alla varia e le altre nazioni invece hanno dovuto acquist acquistare l'euro a un prezzo eh, eh, superiore della loro, rispetto alla loro valuta. E da questo cambio sbagliato la Germania è l'unica che trae vantaggio e che si sta arricchendo smisuratamente, a danno di tutte le altre nazioni dell'Europa. E allora, queste non sono cose che dico io, sono cose che basta che voi osserviate. No? In Germania, perché, perché agli studenti, come in Svezia, eh, si danno i soldi per studiare o addirittura se non trovano lavoro vengono mantenuti fino a due anni, ma non con 100 euro al mese, 300 euro, con 2000 euro al mese quasi, 1000, 9000 qualcosa? Perché? Perché ha soldi e più continua questa Europa più lei si arricchisce. L'ha capito Marine Le Pen che vuole uscire da questa Europa. però a noi ci hanno fatto il lavaggio del cervello. Ci dicono che se usciamo dall'Europa è un disastro, così come diceva quel ministro svedese, se non entriamo in Europa sarà un disastro. Oggi chiunque è entrato in Europa, Germania esclusa, sta male, tutti gli altri stanno, eh, sta, eh, sta male. Solo la Germania sta bene, quindi il risultato è quello che è, quindi non sono cose che dico io, ma sono cose che dicono i fatti: lavaggio del cervello se usciamo è un disastro. Beh, questo significa proprio eh, l'egemonia le, eh, sul territorio, eh, travalicare quelli che sono i veri pensieri del. del, del della de, de gente, insomma, no? quindi imponendoci, eh? imponendoci delle leggi che non riusciamo a concepire. No? Adesso non si è, è, è trovato un miliardo per, eh, per non aumentare l'IVA, però si stanno spendendo miliardi, si regalano miliardi a questa Europa, o si, si regalano milioni e poi che poi messi insieme sono miliardi. Per aiutare popoli in difficoltà quando noi stiamo i, i, i più in difficoltà di loro. Eh? Il terzo mondo si è trasferito in Italia. Quindi ci vuole un atto di coraggio, un atto di coraggio è uscire da questa Europa. Riprendere la nostra sovranità monetaria, la nostra sovranità nazionale, eh? guidare il nostro destino. E non la Merkel o la BCE. La BCE si arricchisce. Solo stampando moneta che paga 30 centesimi ogni 100 euro e rivendendola a noi già 101 ma qua stiamo scherzando. Quindi è una situazione che gli italiani devono percepire, ma gli italiani l'hanno percepita e nessuno mi toglie dalla testa che se si facesse un referendum in Italia su chi vuole rimanere in Europa e su chi no, io penso che l'Italia uscirebbe di corsa da questa Europa. Ma i politici ce lo impediscono. Una classe politica difficile da mandare via. Perché sanno, e questo è il punto, il pelo sullo stomaco ce l'hanno solo loro. Ormai dici, i peli sullo stomaco li abbiamo presi tutti noi. Gli italiani sono senza peli sullo stomaco, per cui non diranno mai niente, non reagiranno mai niente. Ieri a Quinta Colonna. Ho, visto delle, ho sentito delle asserzioni disgustose da Formigoni e da quell'altra signora lì che ha detto delle assurdità, ma, ma, ma mentono, mentono spudoratamente, mentono spudoratamente, meno male che c'era quell'altro signore con la barbetta che rideva e gliele cantava chiare, no? eh? dice come l'abolizione delle province, l'altro si rivolta per le province, le province sono state abolite. Un biffero, un altro anno si rivolta per la provincia, va bene? E, e poi avrei da dire qualcosa su questo, eh, ma mi sembra che l'ho già detto, comunque non deviamo dal discorso. Una classe politica diciamo difficile da debellare proprio in virtù di una legge che è stata fatta apposta per mantenere sempre gli stessi il porcellum. Da quanti anni si parla di abolire il porcellum? E non si abolisce mai. Questo ha creato l'astensionismo e anche qui ci sarebbe da dire è sbagliato astenersi dal voto. Perché chi va a votare? Chi è colluso con la politica? E se le persone serie non vanno a votare, vinceranno sempre loro, sempre gli stessi. Ecco quindi che il popolo deve andare a votare perché ha un mezzo solo oggi, visto che le rivoluzioni non ci stanno più. Il voto la rivoluzione non si, può, non si deve fare per forza con il mitra, si deve fare con il voto. Se a votare non andasse nessuno, beh, allora sarebbe diverso, ma così non è. Astenendosi dal voto vanno a votare le persone alle quali conviene che quel politico rimanga lì, perché fa gli interessi suoi. Quindi, proprio perché c'è dissidenza, ci dovrebbe essere. Un aumento dei votanti, non una diminuzione. E soprattutto non far votare gli italiani residenti all'estero. Ma se sono residenti all'estero, perché cavolo devono votare per un'Italia nella quale non vivono? Chiedetevi anche questo. Sono residenti all'estero e votano in Italia. Mandano il voto. E abbiamo visto quello che succede con i voti provenienti dall'estero. Uno il proprio paese per esprimere il voto lo deve vivere, ma perché fanno votare quel, i residenti all'estero? Chiedetevelo. Chi è che ha interesse a far votare chi in Italia non vive? Chiedetevelo. Quindi è una situazione che fa letteralmente schifo. Allora dice, ma per chi votare se. Ma ammazza, ammazza, sono tutti una razza, come si dice da noi, per chi votare? Beh, ogni, a ogni tornata elettorale ci sono delle persone che dicono delle cose giuste. Per esempio, ultimamente eh, Grillo ha espresso la dissidenza del popolo italiano e. E ha preso, mi sembra che addirittura il primo partito come numero di voti. Poi però, poi però anche lui ha deluso, perché se prendi tutti questi voti e non incidi nella politica nazionale, che li hai presi a fare? Lui dice tutti a casa, eh, ma per, per fare il guastatore devi entrare nel meccanismo, eh? altrimenti che vuoi guastare? Stando fuori non guasti proprio niente. Quindi le sue sono solo butad, va bene? Comunque, a ogni tornata elettorale c'è qualcuno che dice delle cose. Faccio un esempio. Io sono uno di quelli convinti che bisogna uscire da quest'euro e da quest'Europa. Mettiamo che io abbia la possibilità di candidarmi al Parlamento, che non ce l'ho perché per candidarsi. Con quelle liste bloccate non si sa come fare, chiaramente, quindi non è che posso fare un partitino con un simbolo, mi candido e chi mi vota? Non ho possibilità di raggiungere diciamo, il territorio nazionale, sarei un perfetto sconosciuto. Se però avessi la possibilità di fare tutto questo, no? perché Grillo non è che è nato così, eh? dietro Grillo ci sono non migliaia di euro, milioni di euro. Se voi pensate che un, eh, un discorso a Piazza San Giovanni viene a costare dai 7 agli 800 mila euro con tutta l'organizzazione che c'è. Non è uno scherzo. E quante piazza San Giovanni si è fatto, si è fatto grillo? E questi soldi chi gliela dati? Già girare tutta l'Italia? Eh, ha un costo, va bene? quindi la mia è un'ipotesi solamente. però i personaggi come Grillo che dicono cose giuste e che ogni tanto vanno in televisione, ad ogni tornata elettorale ce ne sono, no? Ecco, mettiamo che io abbia questa possibilità e mi candidi. sono un perfetto sconosciuto a livello nazionale. però dico, bisogna uscire dall'euro. E magari il, eh, tanti italiani sono d'accordo con me. Ecco, allora che se a votare andassero tutti. Eh, una buona percentuale mi voterebbe e le, le, quello che io dico potrebbe diventare realizzabile, perché mi hanno votato e mi hanno dato il potere. Se invece non vanno a votare rimangono lì sempre gli stessi, che ormai hanno un grado di collusione intorno a loro perché hanno tessuto una ragnatela che non si può distri, distruggere, eh? quindi hanno intessuto, hanno pervaso il tessuto sociale del, del, de, 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 della nazione. E quelli staranno sempre lì, ecco perché il Porcellum. Penso che non si cambierà nemmeno a queste elezioni, perché la prima cosa che bisognava fare, come ha detto lo stesso Napolitano che ci sta prendendo in giro tutti quanti, eh, la prima cosa è la riforma elettorale. Voi vedete che letta ha mai parlato di riforma elettorale? No. Letta fino adesso con quella faccia da bravo ragazzino, eh, che sono i peggiori quelli lì, eh, è buciardo, ma mente con una faccia tosta, incredibile, guardate che cosa vi ha fatto sull'Imu e sull'Iva, eh. e io mi chiedo come mai il PDL ancora lo sostenga? Ecco Berlusconi praticamente tramite Alfano che lo ha tradito spudoratamente, è stato in un certo qual modo messo da parte, ecco perché lui ha detto se fa Forza Italia a le cariche fate quello che vi fare. Pensate a questo fatto che ha fatto Berlusconi, ha un significato molto profondo, eh? a le cariche del PDL. Se fa Forza Italia chi ci può sta ci sta, mettendo Alfano in difficoltà, idealisti, i diversamente berlusconiani. Va bene? Quindi una situazione italiana che sta cominciando veramente a porre dei seri problemi di democrazia, perché questa non è una democrazia. Se io, se io non, non ho la possibilità di scegliere chi voglio, non è più democrazia, ma è una vera e propria dittatura. Eh? Guardate, chi sono i nostri premier? Tutte persone che dal popolo non sono state elette. Da quando hanno, fatto, eh, hanno imposto a Berlusconi di togliersi tramite eh, quello spread che viene manipolato da questi potentati per far sì che se un Presidente del Consiglio non, non gli piace gli aumentano lo spread e se ne deve andare, eh, da allora noi non abbiamo più un Premier eletto dal popolo, ma un Premier imposto dalla casta. E gli italiani tutti zitti. E quelli come me che dicono queste cose corrono dei rischi, perché dicono loro eh, e tu, tu praticamente stai sovvertendo l'ordine pubblico. Io sto sovvertendo l'ordine pubblico, ma lo state sovvertendo voi, con le vostre schifezze. Eh? Avete sentito ieri, basta vedere Quinta Colonna che è molto interessante, che cosa pensa il popolo? Il popolo è stanco. C'è gente che non arriva alla fine del non è che non arriva alla fine del mese, ha problemi di sussistenza. Persone che hanno lavorato 50 anni e che devono andare a mangiare alla Caritas perché la loro pensione è di fame, e gente che non ha versato un centesimo di contributi come Napolitano, come Cossutta e tanti altri privilegiati Ottaviano Del Turco. Una lista infinita, tramite la legge Mosca, ci hanno pensione come minimo a 4 zeri, come minimo a 4 eh, se non a 5. E allora, di, di quale Italia vogliamo parlare? Ecco invece che una presa di posizione da parte del popolo attraverso il voto, quindi andando a votare, eh, perché il voto è la manifestazione del proprio dissenso o del proprio consenso. Andando a votare la situazione comincerebbe piano piano a cambiare, chiedendo a gran voce di riacquistare la nostra sovranità monetaria, chiedendo a gran voce di che vengano ripristinati certi diritti, cioè prima gli italiani e poi gli altri. Stiamo assistendo a delle cose incredibili, anche alla corsa alle Case Popolari vengono privilegiati i Rom addirittura i Rom. Gli extracomunitari, gli italiani vengono tenuti fuori, eh, ma quello sta peggio di te. beh ma io bene non sto. E allora che succede? Tu aiuti prima uno che è italiano, non è che è un italiano, e sono queste le cose che potrebbero portare a delle dissidenze non attraverso il voto. Ma come ha detto Pertini, e lo ripeto, quando il, eh, i governanti funzionano male, il popolo ha il diritto di prenderli a sassate e a bastonate. Se lo diceva uno come Pertini, e eh, penso che lo posso dire anch'io. Quindi, cari amici, viviamo una situazione veramente incredibile in questa. In questa nostra Italia, dove da paese economicamente florido siamo arrivati in pochi anni alla povertà. E siamo tutti, in chiusura voglio dire questo, siamo tutti responsabili di questo, e eh? non diamo la colpa ai nostri politici, perché. La collusione che si è creata per questo modo di fare politica è, nel, è trappola nella quale è caduto il cittadino, no? perché il cittadino comunque dice: ah beh, Da un posto a mio figlio lo voto, ma questa è la degenerazione della, della meritocrazia, la degenerazione a, 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 a sua volta anche della democrazia. I paesi, i paesi economicamente forti, eh? Sono quelli dove vige il regime meritocratico, dove c'è il migliore a situazioni non di privilegio ma di responsabilità più grandi di chi non è come lui e riesce così proprio perché è meritevole, perché è capace a generare una qualità della vita migliore per. I suoi sottoposti? Il metodo del posto di lavoro per raccomandazione è un metodo degenerativo perché magari ad occupare quel posto ci vanno dei totali imbecilli come spesso, come quasi sempre succede, perché vi faccio l'esempio che vi ho già fatto una volta, ma quando stavamo a scuola chi è? che si faceva raccomandare lo studente che durante l'anno aveva pensato solo a divertirsi e non a studiare quindi l'impreparato l'impreparato aveva bisogno della raccomandazione chi era preparato non aveva bisogno di nessuna raccomandazione quindi da questo scaturisce una legge il raccomandato quasi sempre non vale niente ecco. Detto questo, io voglio rinnovare, io sono costretto a parlare di, di politica nazionale, vorrei tanto parlare di, di cose locali, no? eh, Ma devo anche venire sollecitato, sollecitato da, da voi che non lo fate, insomma, non, non fate richieste, ogni tanto mi incontrate per strada, mi parlate, ma. Non sembra che ci sia quasi un timore reverenziale di porre domande, non lo so. E questo mi dispiace un po', lo confesso, mi dispiace un po'. E devo anche dire che quando ero sull'altra emittente a Terracina io non sapevo a chi rispondere, talmente erano le richieste che arrivavano. Evidentemente qui c'è una mentalità diversa e le cose vanno così. Ecco, va bene, carissimi amici, ehm, ci vediamo domani, ci vediamo domani. Aspetto, aspetto qualche spunto da parte vostra, altrimenti sarò costretto sempre a parlarvi di politica nazionale. Insomma, no? Ma per esempio, avete delle idee? Io ecco, dico una cosa: ogni volta che passo per via diversiva di acquadiara per andare alla Kuwait. Eh, Vedo quel canale con quelle rive così tappezzate d'erba, che è bellissimo, me lo immagino, pulito, eh, dragato, pulito, quello, quello appartiene, concerne la provincia, eh, pulito, e siccome eh, tra, tra il canale e eh, diciamo, la parte scoscesa dove cresce l'erba... Ci sono uh, più di due metri di, 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 di piano, diciamo così. Io lì ci vedo piantato, piantato de, degli alberi, delle panchine, una pista ciclabile. Un lavoro che non costerebbe nemmeno, nemmeno molto. Cioè è una mia idea. Chiaramente dice della provincia, il comune non può intervenire, ma il comune può presentare il progetto alla provincia. e, e, e può, uh, o addirittura siccome non è un lavoro come poi così costoso, no, eh? perché lì si farebbe tutto in intera battuta, eh? ci, ci andranno con le mountain, mountain bike, no? Eh, beh, oppure potrebbe anticipare le stesse e poi manda la fattura a, a, alla provincia, no? basta fare un accordo. Ecco. Questo per dire, se avete delle idee, un'idea di città, su, sulla fondi che volete voi, eh, mandatela e ne discutiamo e per dire, io in quel posto che vedo che ci buttano sempre i rifiuti potrei fare questo, perché guardate, bisogna finire di aspettare la manna dal cielo, cioè non chiedetevi più che cosa il comune, il sindaco, gli assessori possono fare per voi, ma cominciate a chiedervi che cosa potete fare voi per la vostra città, per la città nella quale vivete. No? Eh? Va bene, detto questo vi saluto, ci vediamo domani che sarà l'ultima trasmissione della settimana perché come sapete venerdì è festa e quindi io non registrerò, mi faccio il ponte pure io questa volta. Quindi ci vediamo domani, una buona giornata a tutti quanti voi.